Prima dell'anno scorso. Sì, hai ragione. Orribili. Ciao ragazzi. Quanti anni ha quel maglione? Guarda bene. Vedi questa vernice? Le faremo fare un piccolo viaggio nel condotto antincendio. Sarà un'esperienza incredibile. Missione compiuta. Sì. Ecco che arriva. Oh, che sta succedendo? Ma è vernice. Certo, cosa pensavi? Il mio maglione preferito. Ehi, quelli sono vestiti puliti. Forse possono fare al caso mio, sono perfetti. Wow. Ehi, ma quello è mio. E quella è mia. Oh, non credo proprio. Hai rubato la mia gonna. Ridammela. Ehi, grazie. Ci vediamo. Oh no, come sono cattive. Beh, uno dei giorni più brutti di sempre. Non sarò mai bella e popolare. Forse posso fare qualcosa. Potrei usare questi. A questo punto perché non provare? Ecco fatto, non mi resta che cominciare. È così che si fa, giusto? Mi sento già meglio. Scommetto che sto benissimo. Il rossetto rosso vince sempre. Vediamo. Oh no! Ma che cosa ho fatto? Meglio togliere tutto. Questa giornata non diventerà mai bella, vero? Quantomeno c'è una cosa buona che mi aspetta. Buon appetito. La plastica. Anche se forse potrebbe tornarmi utile. Sì, la pellicola di plastica mi salverà. Voglio un viso perfetto, quindi farò in questo modo. Ecco fatto. Applichiamo bene. È il momento del contouring. Ecco degli zigomi definiti. Fantastico. E ora un po' di rosa. Ho delle sensazioni positive. E adesso ecco l'eyeliner. Più complicato. Un bel bacio. Un po' di riscaldamento. Labbra, siete pronte? Mi sento una donna nuova. Mondo, attenzione, sto arrivando! Oh, cavolo! Il tappeto! Cavolo, che sfortuna! O forse è un colpo di fortuna! Vediamo di aggiornare un po' il guardaroba! Così va meglio! Aspetta solo che le ragazze vedano questo vestito! Un abito unico, realizzato grazie alla mia creatività! Ancora un accessorio. Questo mi aiuterà a stringerlo. Non è carinissimo? Chi ha bisogno di una tenda per la finestra? Così si valorizza meglio. È anche il mio colore preferito. Andiamo. Oggi è il giorno più noioso di sempre. E adesso? Quelli sono carini. Chissà se... Mamma, volevo solo dirti che ti voglio bene. Oh, che ragazzo dolce sei! Sì, lo farò! Woohoo, sto arrivando! Oh, accidenti, sono rovinati! Mamma, ho qualcosa per te. Perché tu significhi così tanto per me? Oh wow! Sono tutti tuoi! Solo per dimostrare che ci tengo a te, a dopo! Ora sono bloccata con questa spazzatura. Oh beh! Aspetta! Forse posso farci qualcosa! Ah sì! Hai un vecchio contenitore di cartone? Capovolgilo e mettici sopra un calice di vino sotto sopra. Poi metti i fiori attorno al bordo, così. Usa tutti i colori che desideri. Quindi versa della resina liquida tutta intorno.
Assicurati che sia riempito del tutto. Non preoccuparti, può andare sopra i fiori. Aspetta poi che si indurisca. Ora rimuovi il calice e avrai questo splendido braccialetto. È davvero unico. E se ne possono creare tantissimi. Mamma, ti piacciono i serpenti? Non sono reali, rilassati! Film spaventoso, eh? Oh, scusa! Ehi, torno subito! Oh sì, le piaccio proprio! Ah, le cose stanno diventando bollenti lì dentro! Aspetta, dove sono i miei orecchini? Ah, mi sono dimenticata di metterli. Ecco, ora sto molto meglio. No! I miei orecchini! Ah! Sul serio? Lo farò sul serio? Oh, santo cielo! Oh, questo non è il mio orecchino! Aspetta, è questo? Cosa? Ma dai! Ehi! Oh. Che succede? Sono io? Nah! Cosa? Raccontami! I miei orecchini preferiti, vedi? Popcorn? No! Almeno ci ho provato! Aspetta, forse posso farci qualcosa! Hai un chicco di popcorn colorato? Appendilo a un gancio per orecchini. Dovrebbe andarci abbastanza facilmente, vedi? Ha funzionato! Ta-da! Che cosa? Per te! Oh, sono così belli! Anche leggeri! Sei il ragazzo più dolce del mondo! Ti meriti un bacio! Andate via! La mia più grande creazione! Ciao, mi piace quello che hai fatto con questo posto. E ho qualcosa di speciale per te. Oh, una penna. Non è una penna normale. Ho già una penna laser. Giusto. E che ne pensi di questa? Sembra un rossetto, ma guarda. Impressionante, eh? Amico, l'ho comprata l'anno scorso. Ok, cliente difficile, fammi pensare. Oh, lo so! Puoi sbrigarti, per favore? Puoi vedere tutto con questi? Sul serio? Guarda, non posso usarli. Come farò? Lo so, ecco qui. Metti gli occhiali rotti su una superficie piana. Usa la penna 3D per unire le parti rotte così. Continua ad applicare la colla su tutta la montatura. Ripeti l'operazione sulla parte superiore così. E una volta fatto, attacca la stanghetta. Passaci sopra la penna 3D. Fallo su tutta la stanghetta. Non si direbbe che fossero rotti. Li ho sistemati, sono eleganti, eh? Oh, fammi provare. Insomma, che ne pensi? Ah! Puoi tenerli? Sì, beh, ho capito. Che schermo gigante! Oh. Sarà davvero fantastico! Ok, ci sono moltissimi cavi. Sì, decisamente un sacco di cavi. Ma perché così tanti? Ok. Credo che questo qui vada dietro, giusto? Questo va qui. E questi qui. Oh, che fatica! Adesso ci sono cavi dappertutto. Guarda che begli anelli ho fatto! Wow, ma che situazione ingarbugliata! Ci sono un sacco di cavi! Ehi, possiamo sistemarli con questa! Guarda, metterò il cavo qui e poi userò la penna 3D. Vedi? Rimane fermo! Ta-dam! Organizzato e colorato! E adesso posso collegarlo, dici? Oh mio Dio, grazie mille! È anche bellissimo da vedere, giusto?
Oggi è il giorno più noioso di sempre. E adesso? Quelli sono carini. Chissà se... Mamma, volevo solo dirti che ti voglio bene. Oh, che ragazzo dolce sei! Sì, lo farò! Woohoo, sto arrivando! Oh, accidenti, sono rovinati! Mamma, ho qualcosa per te. Perché tu significhi così tanto per me? Oh, wow! Sono tutti tuoi! Solo per dimostrare che ci tengo a te, a dopo! Ora sono bloccata con questa spazzatura. Oh, beh! Aspetta! Forse posso farci qualcosa! Ah, sì! Hai un vecchio contenitore di cartone? Capovolgilo e mettici sopra un calice di vino sotto sopra. Poi metti i fiori attorno al bordo, così. Usa tutti i colori che desideri. Quindi versa della resina liquida tutta intorno. Assicurati che sia riempito del tutto. Non preoccuparti, può andare sopra i fiori. Aspetta poi che si indurisca. Ora rimuovi il calice e avrai questo splendido braccialetto. È davvero unico. E se ne possono creare tantissimi. Mamma, ti piacciono i serpenti? Non sono reali, rilassati! Oh, che bello quello spettacolo! Avevano dei bei tatuaggi come questo? Cosa vuoi? Anch'io, devo averne uno anch'io! Basta, andrò subito a farmelo! David è improvvisamente così attraente. Ciao, posso toccarlo? Oh, oh! Au, fa male? No, non proprio. Fa malissimo! Che mi stai facendo? Non abbiamo cominciato, vero? Ups. Pronto? Credo di sì. Oh cielo, sta succedendo sul serio! No. No, sei così coraggioso. Vorrei avere anch'io un bel tatuaggio. Ma almeno posso fingere. Guarda. Non è niente di che. Non come il mio. Oh. E adesso? Posso ancora impressionarlo. Vedi questo coso? Sì, posso farlo girare molto velocemente. No, oh, non funziona. Come posso attirare l'attenzione di David? Lo so! Ehi, questo vestito mi sta proprio bene, vero? Voglio dire, insomma. Ma oh, sono senza speranza. Aspetta. Penso di sapere cosa fare. Prendi una graffetta e ritaglia l'estremità in questo modo. Ti troverai con tanti pezzi come questi. Te ne serviranno solo 4. Wow, che bei piercing! E ne hai così tanti! Io ho solo un unico tatuaggio. Vuoi uscire qualche volta? Ti piacerebbe? Non credo. Ha funzionato perfettamente. Oh sì! Annie! Ehi! Ho bisogno che sistemi queste. Adesso. No! Sì! Non vuoi ascoltarmi? Oh, che noia! Non riesco nemmeno ad arrivarci così in alto. Ok, adesso dovrei riuscirci. Ehi, non riesco a vedere! No, accidenti! Queste cose sono ovunque. Oh, non ci riesco proprio. Aspetta. Ho avuto un'idea geniale! Vedi questi anelli per tende? Sono piuttosto versatili. Ma prima cambiamo il colore. A me piace l'oro. E non avere paura di dare un paio di mani. Una volta che è asciutto, infilaci dentro un pezzo spesso di nastro. Infila il tessuto su un paio di anelli e capovolgi il nastro mentre continui ad aggiungere altri anelli. Guarda che bel risultato! Adesso ho una bellissima collana. Vedi? Chi ha bisogno delle tende? Ora va molto meglio. Oh,
cosa? Come ti vengono in mente queste idee? Ecco, una parte è fatta, su dall'altra. Voi fashioniste. Gli AirPod sono piuttosto fighi, ma la custodia è per lo più noiosa. Con la penna 3D possiamo renderla molto più divertente. Comincia creando delle linee verticali sulla custodia. Devono essere tutte attaccate, devi farlo lungo tutta la custodia. Ricordati di fare anche il sotto e non dimenticare la parte inferiore evitando la presa. Una volta fatto, cambia colore e disegna un cerchio sul coperchio. Usa la penna 3D per attaccare i triangoli alla parte superiore e aggiungi dei fiori. Disegna le ciglia ed ecco una custodia unicorno per i tuoi AirPod. Guarda qui! È carinissimo! Sì, lo so. La mia custodia è così semplice. La 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 la. Oh, che lavoraccio! Non ci posso credere! È una scoperta straordinaria! Devo fare piano. Questo è un perfetto esempio di ceramica romana! Sarò famoso! Devo tenerlo in un posto sicuro. Questo scaffale andrà bene. È così bella! È ora di pulire! C'è polvere dappertutto! Ah? Che ci fa questa tazza qui? È così vecchia e sporca! Ma so come risolvere il problema. Capovolgi la tazza, prendi della stagnola e arrotolala per farne una pallina. Applica una piccola quantità di colla sulla palla. Quindi attaccala alla base della tazza così. Poi aggiungi altre 3 palline. Forma altre palle in questo modo e attaccale al lato della tazza. Adesso ricopri la stagnola con della colla colorata, assicurati di non mancare alcun punto. Copri anche la tazza, iniziando dal bordo e scorrendo verso il basso. Quando si solidifica avrai qualcosa che somiglia a questo. Aggiungi una faccina sorridente e voilà! Va molto meglio! Hai visto il mio capolavoro? Era una tazzina, sembrava davvero vecchia. L'ho sistemata adesso, vedi? Stai scherzando, vero? Il lavoro di una vita rovinato. Non ti piace? Questo posto sembra proprio come nelle foto. Da dove comincio? Odio guardare le notizie. Aspetta, io? Ok, che succede? C'è un ladro che gira per la città. Fate attenzione ai vostri effetti personali. Questo tizio è in grado di arrivare ovunque. Le finestre chiuse sono la sua specialità. Un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada, ma è riuscito a dileguarsi. Chiamate la polizia se avete qualsiasi informazione. La vostra casa è in pericolo! Oh, accidenti! Che sfiga, eh? Non posso andare più in vacanza. I miei gioielli sono ovunque e anche i miei soldi. A meno che... Meno male che ho un piano. Tornerò presto. Che bel viaggio! Ma prima di disfare le valigie, vediamo che cosa è successo qui. Il ladro! Guarda che sfacciato! Mi piace qui! Una scatola di gioielli? Cosa? Nient'altro che una forcina! Oh, che spreco! Dov'è la roba buona qui? Ancora niente! Non ha senso, pensa! La spazzatura? Ah, non può essere! Ah, i poliziotti! Devo uscire di qui! Oh no! Bene, ha funzionato e tutto grazie ad una pallina! Guarda un po'! Impressionato? Invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi, li ho messi in un posto davvero insolito! Nessuno guarderebbe qui dentro, ecco perché è il nascondiglio perfetto! Usa un pezzo di cartone come questo, poi ritaglia un cerchio al centro. Passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura. Basta coprire per bene tutto il cartone. Ancora e ancora. Una volta che è completamente coperto, hai un bel nascondiglio. Diamo una bella pulita. E questi? Aloni di bicchieri. Ecco qui, tutto pulito.
Ancora? Pensavo di averli già tolti. Almeno sono venuti subito via. Prossima stanza. Sullo specchio? Ma com'è possibile? Fammi togliere questi dalla sua faccia anche. Accidenti. Tu continua a dormire, tesoro. Oh, ma quanto ho pulito! Che cosa? Ancora aloni! Questa situazione è del tutto fuori controllo. Ah? E questa che cos'è? Ah, una penna 3D! Tanto vale provarla, giusto? Traccerò il contorno di un bicchiere così e gli darò un po' di personalità. Cominciamo con occhi e bocca. Oh, ma guarda che bel faccino! Adesso usiamo la penna 3D per riempire il cerchio con del giallo. Fatto! Adesso il bianco. Riempiamo gli occhi e con il nero le pupille e la bocca. Non possiamo scordare la lingua. No, è venuta carinissima! Ma quel faccino è troppo carino! Mamma, che stai facendo? No! Non mettere giù quel bicchiere! Vai, faccina, salva i mobili! D'ora in poi, usa questa, va bene? Sono stufa di dover pulire tutti i tuoi aloni sui mobili! E dovresti anche pulire camera tua, signorina! Lo ammetto, è un sottobicchiere carino. Oh! Ciao! Ah, un ragazzo! Ecco a te! Vediamo che posso fare. Ok. Cosa vedi? Le carte. Oh, figo! È tutto ok? Ok? Tranquilla, la sfera di cristallo dice tutto. Mostrami il significato dell'amore, sfera di cristallo! È così che deve succedere! Oh, le cose che ho visto! Devo andare. Aspetta, sento qualcosa. Sì, certo. Prendi un po' di resina epossidica e versaci un po' di colorante alimentare rosso. Poi mescola tutto per bene. Bello, vero? Poi versa tutto in uno stampo e una volta che si è indurito, tiralo fuori. Non abbiamo ancora finito. Ecco, adesso la collana è pronta. Ed è tua. La adoro. È semplicemente perfetta. Oh, gli piaccio. Grazie. Divertitevi. Ciao, andiamo. Un altro giorno in ufficio. Ecco, prendi questa. Aspetta. Baciami, sei il mio più grande amore. Oh, non sento il battito. Mi scusi, sono qui per l'intervento. Questo posto è inquietante, ma devo essere coraggiosa. Ok, procediamo. Quasi fatto, quasi. Fiu, uno dei miei lavori migliori. Ecco, guardati. Wow, ma sono spettacolari, grazie. Le adoro. Oh, inizia la lezione. Oh, la lezione. Dov'è la mia sedia? Eccola qui, prof. Sì, beh, grazie. Devo mettervi i voti, allora. Dov'è la penna? Ecco qui, adesso può scrivere. Grazie. Questo strofinaccio non va per niente bene.
Ciu! Ecco un po' d'acqua per pulire meglio la lavagna, prof. E non dimenticatevi di fare i compiti. Il telefono, no! Preso! Adesso è al sicuro. Oh, cara, grazie mille. Adesso me lo riprendo. Ma prof, il suo telefono è così scivoloso che potrebbe ricapitare, ma io posso aiutarla, ok? Le faccio vedere. Allora, userò la penna 3D per ricalcare tutta la custodia. Riempio tutto, da cima a fondo. Facciamo anche i lati così. Anche i bordi erano scivolosi. Fatto! Tutto coperto. Guardi, nuova custodia antiscivolo per lei. Oh, ma grazie infinite, accidenti. Oh, scusami, una chiamata. Vediamo se sta davvero dormendo. Oh, si è mossa! Devo solo prenderla e andarmene così. Ehi, guarda! Ho la sua trousse. No, non possiamo usarla, si arrabbierà. Sei una fifona. Saranno cavoli suoi, vabbè. Questo rossetto è favoloso. Oh mio Dio, le forbici. Beh, forse mi serve una spuntatina. Starò benissimo con la frangia. Devo solo fare un taglio bello dritto. Oh no, ma che cosa ho fatto? Ah! Ah, ma che cosa c'è? Oh, wow! È un bel guaio questo. Ehi, la penna 3D! So io cosa fare. Devo solo disegnare questa forma qui. E riempirla tutta. Proprio così. Fatto! Adesso la rigiro e metto una goccia qui, fissando le estremità insieme. Ecco fatto! Prossimo passaggio, dei puntini blu che aiuteranno la decorazione. Non troppi però. Ok, ho finito. Ta-dam! Ti faccio vedere, ok? Vedi? La frangia adesso è in ordine. Wow! Grazie! Chi ha preso la mia trousse? È stata lei, non io. Ok, facciamolo. Ci siamo esercitati tanto, ce la possiamo fare. Oh! Mi sa che è finita male. Mi hai fatta cadere. Mi si sono rotti tutti i jeans. Per noi e no, i prossimi. E grazie per l'opportunità. Guarda questa con i pantaloni bucati, sfigata. Andiamo su. Non ci posso credere, ci siamo impegnati così tanto. Ci deve essere un modo, accidenti. Una penna 3D può funzionare, no? Guarda, dammi i tuoi jeans e facciamo subito un disegno con la penna 3D. Farò delle linee fino al centro del buco in questo modo. E adesso dei cerchi concentrici, tutti intorno. Facciamo anche delle onde. Creerà l'effetto ragnatela. Ecco, finito! Adesso al posto del buco c'è un bel disegno. Ma sei un genio! Dai, possiamo ancora vincere, su! Ma non sono quelli con i pantaloni bucati? Beh, i buchi non ci sono più, potete andare. Questa volta andremo bene. Sì, e non sono caduta! Molto bene, ottimo lavoro, sì! 10 per tutti! Sapevo che avremmo vinto, grazie! Riempi una siringa con della resina epossidica glitterata e iniettalo in uno stampo con diverse farfalle.
Lascia che la resina epossidica si indurisca. Rimuovila dallo stampo. Prendi una catenina e aggancia delle ali. Ora hai dei bellissimi orecchini. Wow, che belli! Chi ha detto che gli orecchini devono essere costosi? Devo solo finire di truccarmi e sono pronta. Ecco, sto benissimo. Anche se mi serve qualcosa da mettere intorno al collo, questo foulard andrà benissimo. Non va bene. Sembra più il mantello di un supereroe. Forse così? Ah, no, non funziona. Non posso indossarlo. Oh, ho un'idea. Devo mettere via la spesa. Oh, è proprio quello che mi serve. Annie, che fai? Mi serve, per favore. Questa andrà bene. O almeno così credevo. Deve esserci qualcosa che posso indossare. Oh, forse potrei usare queste. Come sto? Ridicola, che stavo pensando? Adesso come farò? Non è giusto. Ne ho così tanta fame. Oh, ma come sono buoni. Cosa c'è che non va, tesoro? Voglio avere una bella collana. Aspetta. Penso di avere un'idea. Vorrei averci pensato io. Funzionerà di sicuro. Grazie, mamma. Rimuovi il fondo di un contenitore di plastica per alimenti, scrivi il tuo nome su un pezzo di carta e metti il coperchio sopra. Poi traccia il tuo nome sulla plastica. Non abbiamo più bisogno del foglio. Usa le forbici per tagliare il tuo nome. Fai attenzione, non fare errori. Adagialo su una teglia e mettilo in forno. Il calore farà restringere la plastica. Attendi che si raffreddi e toglila dal forno. È ora di diventare creativi? Dipingi sulla plastica. Aspetta che la vernice si asciughi. Quindi attaccaci una catenina. La mia collana personalizzata. Wow, è incredibile! Sono finalmente pronta per uscire. Mi mangerò qualche biscotto. Oh? Ma com'è possibile? Forza! Oh sì! Wow, sto diventando abbastanza brava. Sono un genio a fare i cuori. Su, resta nella tua corsia. Che cosa stupida macchina lenta. Vai, vai, vai! Betty, ti dispiace? Non capisci? Oh! Ehi, un tasto! Ma quanto hai premuto? Oh, e adesso come faccio a giocare? Non va affatto bene. Dammi qui. Adesso è mio. Oh, che strazio. Ha lasciato qui la sua penna. Adesso le faccio vedere io. Se perdi il tasto della tastiera, usa una penna 3D per crearne uno nuovo. Basta farlo spesso quanto gli altri tasti in questo modo. E adesso vediamo se funziona. È il momento di provare. Oh! Sì, il gioco non si ferma per niente e nessuno. Wow, Betty, sei tornata! Allora, dov'ero? Betty, hai preso la mia penna senza chiedere! Perché le sorelle sono così fastidiose? Meno male che l'ho ripresa. Fa come vuoi. Ciao, David, vedi qualcosa che ti piace? C'è così tanto tra cui scegliere. Mi piace questa. Wow, sono così belli! Ma non credo di poter comprare niente. Io vado allora, ciao! Forse dovrei creare dei gioielli tutti miei. Ho tutto quello che mi serve qui dentro. Diamo un'occhiata. Questo mi tornerà utile. Infilerò le perline nel filo. È più complicato di quanto avessi immaginato. Accidenti! Quasi. Andiamo! Ce l'ho fatta. Adesso lo legherò. Oh, proviamo di nuovo. Mi piace molto. È un po' piccolo. Forse posso infilarlo. Ok, non funzionerà. Devo allungarlo. No!
Non di nuovo, che noia! Ora basta, stupido bracciale! Voglio solo qualcosa di carino da indossare, accidenti! Ah? Ah? Da dove vengono questi limoni? Guarda un po', ce ne sono così tanti! Mi è venuta un'idea! Se sei un fan della frutta e dei gioielli, allora l'adorerai! Taglia a fette un limone, occhio alle dita! Disponi le fette di limone su una teglia e mettile in forno. Cuoci i limoni finché non si saranno essiccati, proprio come questi, ma non sono da mangiare. Poi riempi un contenitore di vetro liquido. Usa uno spiedino di legno per intingere il limone nel vetro liquido. Assicurati che il limone sia completamente ricoperto, poi aspetta che cada il liquido in eccesso. Metti un gancio per orecchini attraverso il foro praticato dallo spiedo. E fai lo stesso con le altre fette. Oh, li adoro! Madre Natura sarebbe orgogliosa. E ora che ho guadagni un po' di soldi, il mio negozio è aperto. Cosa ne pensi? Li adoro, ne prendo un paio. Ecco qui. Ciao Ava, adoro i tuoi orecchini. Facciamo a cambio? Certo! Ecco qui! No, oh, li volevo così tanto, sono così carini! Ah, che bella dormita! Ehi, è il mio compleanno! Buon compleanno a me! Oh, che dovrei fare? Lo so! È qui da qualche parte... Ah, le mie decorazioni! Voglio creare una bella atmosfera! Qualcosa non va... Ehi, come va, amico? Ho una sorpresa per te! Chiudi gli occhi! Oh? Chiudili! Ta-da! È un palloncino per me! È meraviglioso! Beh, un giorno speciale! Lo appenderò al muro! Anche se ho un'idea! Mi serve la mia penna 3D! Guarda un po'! Gonfia un palloncino e comincia a disegnarci con la penna 3D! Crea degli anelli attorno al palloncino! Continua a girare intorno al palloncino finché non è tutto coperto! Una volta finito, prendi un paio di forbici e taglia l'estremità! Una volta che il palloncino si è sgonfiato, rimuovilo delicatamente! Posiziona delle lucine all'interno della struttura! E abbiamo delle belle luci da festa! Le appenderò proprio qui! Ah, come stanno bene! Le adoro! Molto meglio del bidone della spazzatura! Festeggiamo! Fammi togliere questo casino! Ho i bicchieri! E adesso creo l'atmosfera! E ci serve una torta! Devo esprimere un desiderio! Oh? Che cosa è successo? È stato il vento! Fa niente, sarà di passaggio! Oh, ho parlato troppo presto! Buon compleanno! Potrei essere in uno spot pubblicitario per gli shampoo. Che bella nuotata! E ho trovato questa conchiglia. So io cosa fare! Sarà il regalo perfetto! Trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale, dipingendola con della vernice blu. Poi ricopriamola tutta. Lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata. Aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così. Adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro. Vuoi creare un piccolo anello? Pratica un foro nella conchiglia e infila il filo. Aggiungi una perlina decorativa. Utilizza delle pinze per ripiegare il filo. Non vogliamo che la perlina cada. E adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia. Continua ad avvolgerlo, finché non hai qualcosa di simile. Una volta fatto, premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia, aggiungi una catenina e voilà! Puoi sempre portare con te l'oceano. Ehi, posso sedermi qui? Come stai? Ehi! Oh, ciao!
ti ho notata e volevo darti questo. Davvero, per me. Ti starà benissimo, spero ti piaccia. È bellissima. Quindi speravo potessimo uscire più tardi. Forse possiamo prendere qualcosa da mangiare, sarebbe carino. Ma quella è la mia collana? Dove l'hai presa? Devo andare! I maschi! Ops, stavo andando da questa parte. Ah, un'altra mattinata tranquilla. Devo prepararmi. Svegliati! Giorno! È ora di lavarmi i denti. Sono così assonnata. Oh, mi fa il solletico. Ah, i miei denti sono stupendi. Oh no! Forse non se ne accorgerà. Ok, e adesso? Il trucco è venuto bene. Oh, i miei orecchini, devo mettermeli. Dov'è l'altro? Non guardare me, non so niente. Non sospetta nulla. Che strano. E adesso come faccio? Penso di avere un'idea. Con la penna 3D comincio a disegnare un triangolo proprio così. Farò delle linee molto fitte. Una volta raggiunta la base del triangolo, userò un colore diverso. Vogliamo fare un'anguria. Utilizzerò diversi toni di verde per la buccia. Poi farò dei punti neri per i semi. Farò dei punti a caso sulla parte rossa e una volta finito lo capovolgerò e aggiungerò un orecchino a perno. Alla moda è anche deliziosa, ma non ho finito. Userò la penna 3D per disegnare delle piccole linee. Ripeto questa operazione sul lato opposto. Vogliamo creare una foglia. Ottima, direi! Capovolgo la foglia e attacco una piccola cannuccia trasparente così. Uso le forbici per tagliare la cannuccia. Questo terrà la foglia sull'orecchino. Wow, sono fantastici! Ah? Oh, da grande voglio fare l'idraulico! Lo sapevo! È così adorabile! Non posso credere che siano già passate 2 settimane! Abbiamo avuto così tanti bei momenti! Quante emozioni! Oh, ciao David! Devo bere qualcosa, fa così caldo fuori! Ho qualcosa per te! Ma che cos'è, un regalo per l'anniversario? Volevo fare qualcosa di speciale! Oh, grazie! Tieni questa, per favore! Ok! Non è molto, ma spero ti piaccia! È fantastico! È proprio quello che ho sempre voluto! Quindi, non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non capisco! Ti ho fatto un regalo, quindi... Giusto, non sapevo che ci saremmo fatti dei regali. Non ho niente per Betty. È certo che ho qualcosa. Chiudi gli occhi. Adoro le sorprese. Cosa farò? Oddio. Ah, lo so. Hai bisogno di un regalo al volo. Ci pensiamo noi. Rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le 3 in rosa. Potresti fare un po' di disordine. Dipingi di verde le altre linguette. Coprile completamente con la vernice, non perderti alcun punto. Lasciale asciugare. Capovolgile e dipingi anche l'altro lato. Allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo. Aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici. Ok, puoi aprire gli occhi. Sono per me! Ti stanno davvero bene. Spero ti piacciano. Oh, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Fammi vedere quella lattina. È questo... Wow, che coincidenza! Sei così dolce! Come vedi, ci sono tante belle piante. Il tuo... Oh, scusami! Come dicevo, il tuo compito sarà prenderti cura di loro. Che bello! Questa è così bella! Ops! Oh, ci è mancato poco. Stai prestando attenzione? Bene, seguimi! L'annaffiatoio è laggiù. Wow, quante responsabilità! E sembra abbastanza facile. Non annaffiarle troppo. Capito. Oh no! Guarda che casino! Pulisci! E certo, puoi contare su di me. Cosa abbiamo qui? Prendi questo vaso e puliscilo bene. Ops!
Ah, respira. Mi dispiace tanto, sto facendo del mio meglio. Ho fatto un bel danno. Ma credo di sapere come fare. Non devo buttare via il vaso. Basta prendere una penna 3D. Inizierò disegnando lungo la parte rotta. Applicherò la plastica proprio lungo il bordo così. Bisogna assicurarsi di applicarla dappertutto. Manca poco. Una volta fatto, creerò un filo di plastica che va da un lato all'altro della fessura. Dobbiamo creare diverse linee. Perfetto! Inizierò a riempire lo spazio. Quindi comincio a riempirlo. Potrebbe richiedere un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Ancora una volta, cerca di non lasciare spazi vuoti. Riempi tutte le crepe usando la penna 3D. In questo modo la fessura non si ingrandirà e il vaso diventerà resistente. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Che differenza! Ciao! Ok, va bene. Mi raccomando, non rompere nient'altro. Ci sto! Scusa! Ok, facciamo un gioco. Metterò la collana sotto questo bicchiere. Adesso li girerò. Ricorda di tener d'occhio quello con la collana. Dovrebbe bastare. Ok, sotto quale bicchiere è la collana? 1, 2 o 3? Occhio, che cafona! Lasciamo perdere. Devo vestirmi. Questa cintura è così carina. Ma è un pochino piccola. Oh no, non le mie unghie! Sono rovinate! È un disastro! Ah, ma guardati! Niente, le mie povere unghie! Sei la peggiore! Fa niente, posso ancora salvarle. Questo potrebbe tornarmi utile. Ci sono! Per sistemare le unghie al volo, comincia mettendo del nastro adesivo sulle dita. Usa un bastoncino di legno per premere il nastro intorno all'unghia. Poi usa una penna 3D per fare il contorno. Rimuovi il nastro dall'unghia. Posiziona il nastro su una superficie piana e disegna il resto dell'unghia facendo una forma ovale. Usa la penna 3D e riempi la sagoma dell'unghia. Ricorda solo di rimanere nei bordi. Dopo crea una leggera curva nella plastica piegandola attorno a una matita o qualcosa del genere. Rimuovi l'unghia finta dal nastro. Fallo delicatamente, non vogliamo romperla. Usa un paio di forbici per tagliare la plastica in eccesso e usa l'inchiostro come guida. Non resta che applicarle. Fallo su tutte le dita per avere delle bellissime unghie finte. Spettacolari! Adesso sono pronta, sono stupende! Ah? Ehi, fa attenzione! Smettila! Spostati! Ma che problemi hai? Guarda l'orario! Devo pulire! Va fuori di qui! E adesso basta! Prendi questo! Faresti meglio a correre! Ah, le ho fatto vedere chi comanda! Oh, il primo ospite! Ehi, ragazza! Stai benissimo! Anche tu, buon compleanno! Oh, una custodia per telefono? Grazie, ma ce l'ho uguale. Oh, mi dispiace, ma ho qualcos'altro. Ecco qui. Io... ho i miei denti. Eh già, ovviamente, ci deve essere qualcos'altro. Mi ero dimenticata di quella. Mi dispiace così tanto. Ma quella è una penna 3D. Penso di avere un'idea. Posiziona il telefono su una superficie piana, quindi comincia a disegnarci sopra con la penna 3D. Lavora dal basso verso l'alto. Usa tutta la tua immaginazione. Assicurati solo di coprire il telefono. Cerca di non perdere alcun punto. Soprattutto evita l'obiettivo della fotocamera. Assicurati di fare tutto con calma e adesso disegna sul lato del telefono. L'idea è quella di ricreare una custodia per telefono sicura e personalizzata. Ok, ti ho fatto qualcos'altro. Oh, l'adoro! Ottimo, posso entrare? Oh, c'è un altro ospite. Ehi! Buon compleanno, ti ho fatto un regalo. Oh, è carino. Boom!
Non farlo più! Ehi, fammi una foto! Ah, ok. Sì, fammi lavorare sulle mie pose. Certo, stai bene. Sono bellissima. No! Ci è mancato poco. Aspetta. La mia collana mi ha dato un'idea. Mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco. Comincia con un po' di filo. Poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa. Infilala nel filo. Poi aggiungi una perlina di colore diverso. Alterna i colori e riempi il filo. Una volta fatto, fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto. Ma non tagliare il filo in eccesso. Dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo. Metti il braccialetto da una parte. Poi avrai bisogno della tua custodia del telefono. Posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia. Passa il braccialetto attraverso il passante. Assicurati che sia ben fissato. Ora inserisci il telefono nella custodia. Carino, alla moda e pratico. Figo, eh? Devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più. Wow, ora puoi farmi una foto. Oh sì, così. È una bella foto. Quanti soldi? Ah? Ehi! Ah! Ehi, torna qui, aspetta! Aspetta! Devo nascondere i soldi! Oh, questo buco nel muro andrà bene! Credo di avere un'idea! Metterò i miei soldi nel buco e li terrò al sicuro grazie alla penna 3D! Inizierò facendo il contorno e creerò delle linee in diagonale, in questo modo! Farò lo stesso nella direzione opposta! Adesso creerò una ragnatela! Disegnerò dei cerchi partendo dal centro, proprio così! I miei soldi sono al sicuro! Oh no! Eccoti finalmente! È la mia fine! Ti sei persa qualcosa! Oh! Vediamo se sta davvero dormendo! Oh, si è mossa! Devo solo prenderla e andarmene così! Ehi, guarda! Ho la sua trousse! No, non possiamo usarla, si arrabbierà! Nah, sei una fifona! Saranno cavoli suoi, vabbè. Questo rossetto è favoloso! Oh mio Dio, le forbici! Beh, forse mi serve una spuntatina. Starò benissimo con la frangia. Devo solo fare un taglio bello dritto. Oh no! Ma che cosa ho fatto? Ah! Ah, ma che cosa c'è? Oh, wow! È un bel guaio questo! Ehi! La penna 3D! So io cosa fare! Devo solo disegnare questa forma qui e riempirla tutta! Proprio così! Fatto! Adesso la rigiro e metto una goccia qui, fissando le estremità insieme. Ecco fatto! Prossimo passaggio, dei puntini blu che aiuteranno la decorazione. Non troppi però! Ok, ho finito! Ta-dam! Ti faccio vedere, ok? Vedi? La frangia adesso è in ordine! Wow! Grazie! Chi ha preso la mia trousse? È stata lei, non io! Oh, che bello quello spettacolo! Avevano dei bei tatuaggi come questo? Cosa vuoi? Anch'io, devo averne uno anch'io! Basta, andrò subito a farmelo! David è improvvisamente così attraente. Ciao, posso toccarlo? Oh, oh, au, fa male? No, non proprio. Ah, fa malissimo! Che mi stai facendo? Non abbiamo cominciato, vero? Ups. Pronto? Credo di sì. Oh cielo, sta succedendo sul serio! No. No, sei così coraggioso. Vorrei avere anch'io un bel tatuaggio.
ma almeno posso fingere. Guarda! Non è niente di che. Non come il mio. Oh! E adesso? Posso ancora impressionarlo. Vedi questo coso? Sì, posso farlo girare molto velocemente. Oh, non funziona. Come posso attirare l'attenzione di David? Lo so! Ehi, questo vestito mi sta proprio bene, vero? Voglio dire, insomma. Ah, sono senza speranza. Aspetta, penso di sapere cosa fare. Prendi una graffetta e ritaglia l'estremità in questo modo. Ti troverai con tanti pezzi come questi. Te ne serviranno solo 4. Oh, che bei piercing! E ne hai così tanti! Io ho solo un unico tatuaggio. Vuoi uscire qualche volta? Ti piacerebbe? Non credo. Ha funzionato perfettamente. Questo posto sembra proprio come nelle foto. Da dove comincio? Odio guardare le notizie. Aspetta, io? Ok, che succede? C'è un ladro che gira per la città. Fate attenzione ai vostri effetti personali. Questo tizio è in grado di arrivare ovunque. Le finestre chiuse sono la sua specialità. Un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada, ma è riuscito a dileguarsi. Chiamate la polizia se avete qualsiasi informazione. La vostra casa è in pericolo! Oh, accidenti! Che sfiga, eh? Non posso andare più in vacanza. I miei gioielli sono ovunque. E anche i miei soldi. A meno che... Meno male che ho un piano. Tornerò presto. Ah, che bel viaggio! Ma prima di disfare le valigie, vediamo che cosa è successo qui. Il ladro! Guarda che sfacciato! Mi piace qui. Oh, una scatola di gioielli? Cosa? Nient'altro che una forcina! No, che spreco! Dov'è la roba buona qui? Ancora niente! Non ha senso, pensa! La spazzatura? Ah, non può essere! Ah, i poliziotti! Devo uscire di qui! Oh no! Bene, ha funzionato e tutto grazie ad una pallina! Guarda un po'! Impressionato? Invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi, li ho messi in un posto davvero insolito! Nessuno guarderebbe qui dentro, ecco perché è il nascondiglio perfetto! Usa un pezzo di cartone come questo, poi ritaglia un cerchio al centro. Passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura. Basta coprire per bene tutto il cartone. Ancora e ancora. Una volta che è completamente coperto, hai un bel nascondiglio. Oh, inizia la lezione! Oh, la lezione! Dov'è la mia sedia? Eccola qui, prof! Sì, beh, grazie. Devo mettervi i voti, allora. Dov'è la penna? Ecco qui, adesso può scrivere. Grazie! Questo strofinaccio non va per niente bene. Achiu! Ecco un po' d'acqua per pulire meglio la lavagna, prof. E non dimenticatevi di fare i compiti! Il telefono, no! Preso! Adesso è al sicuro! Oh, cara, grazie mille! Adesso me lo riprendo! Ma prof, il suo telefono è così scivoloso che potrebbe ricapitare, ma io posso aiutarla, ok? Le faccio vedere! Allora, userò la penna 3D per ricalcare tutta la custodia! Riempio tutto! Da cima a fondo. Facciamo anche i lati così. Anche i bordi erano scivolosi. Fatto! Tutto coperto. Guardi.
Nuova custodia antiscivolo per lei. Ah, ma grazie infinite, accidenti. Oh, scusami, una chiamata. Non dimenticare di mettere mi piace al video e condividerlo con gli amici che potrebbero aver bisogno di un po' di ispirazione per le attività fai da te. Segui il nostro canale per saperne di più.